vlog incominciamo, no, in realtà non incominciamo la settimana, cioè allora, quando io sto registrando questo vlog è lunedì, però voi vedrete questo video mercoledì, quindi stavo dicendo incominciamo la settimana insieme, sì, ma allo stesso tempo no. Quindi buon mercoledì a tutti quanti, perché questo vlog lo state vedendo mercoledì 14:30 e di conseguenza sono le 11 e 11, perfetto, 11 e 11. E sono già alle prese qui in casa nel preparare alcune cosine per il pranzo. In poche parole, sto preparando il sugo che ora vi faccio vedere. Sugo molto semplice, basilico, Il mio proprio sughetto semplice, all'italiana. semplice, basilico, veramente super, super easy. Adesso è ancora un po' liquido perché l'ho messo poco fa e sta incominciando a fare le prime bollicine. Chiaramente super, super basilicoso al massimo. Il basilico dentro il sughetto semplice è la morte sua, secondo me. Anche perché le cose più semplici alla fin fine della cucina italiana sono le più buone, ragazzi, eh. Cioè, guardate, pian pianino. E quindi lui adesso gli faccio fare il suo corso, dopodiché mettiamo la Mettiamo la pasta e pasta un po' così più via. tardi, non adesso. In questo istante non sono sola in casa, c'è Selby di là al computer che sta facendo alcune cose, però non andiamo a disturbarla, insomma, ma comparirà, comparirà. Detto questo, allora il sughetto lì sta bello in posizione tranquilla e così via, ok. Allora, vediamo le altre cose da Di fare cose per per casa. casa, ce ne sono ben poche da fare perché stando in piedi sia io che Selby dalle 8:30 abbondanti, no, abbondanti no, 8:30, 8:20 diciamo, dai, perché stamattina io sono andata con papà all'ufficio dell'Enel che stiamo facendo delle cose inerenti alla corrente, cose abbastanza pallose. Giustamente la vita è fatta anche di queste sfaccettature, come giusto appunto che sia. Cose per casa sono ben poche da fare. Perdonare il mio aspetto, vabbè, quello che è casalingo. Ma comunque nel corso del vlog una sistematina me la darò senz'altro. I programmi di oggi. I programmi di oggi sono, vabbè, stare in casa in mattinata e tutto quanto, pranzare, eccetera, eccetera. Tipo Pomeriggio passiamo da andremo a fare dentro la spesa. casa ad andare in terrazzo, però ero venuta un attimo a fare una cosa e quindi che cosa vi stavo dicendo allo stesso tempo? Vi stavo dicendo i programmi del pomeriggio, ecco, perché poi mi sono persa via a fare altre cose, appunto. E allo stesso tempo però voglio un attimo stare qui perché oggi c'è una giornata. Allora, è cupa perché è cupa. Che con la temperatura si sta da Dio. Comunque vi stavo dicendo che pomeriggio sì, andremo a fare la spesa, come già ben vi ho detto, insomma. Oggi non riesco a parlare, mi incarto, vabbè. Avete capito? Una volta che torno dalla spesa, che andiamo io, Selvi e mamma come al solito, papà invece è impegnato in tante altre cose, come giusto che sia, insomma. Vabbè, classica routine della famiglia, come ben sapete, ormai avrete ben capito. Quindi spero che rientrerà anche lui in questo vlog. Mamma sicuramente, visto che è da un sacco che non la vedete, me ne rendo conto. Però chi riesco a far includere nel vlog lo includo. E poi quando torno dalla spesa con Selvi e mamma, preparo la valigia, non perché chissà dove vado, in tempo di Covid non ci si può spostare tra regioni e così via, ma diciamo sì, dai, una piccola partenza, rimanendo nella mia regione, nella città di Roma, vado a stare quasi, cioè no, quasi 3 giorni abbondanti dal mio fidanzato, quindi preparo la valigia e mi trasferisco da lui questi 3 giorni perché finalmente è in ferie e quindi giustamente ci godiamo del tempo più abbondante insieme, visto che fa un lavoro, come ben vi ho detto, che ci si riesce a vedere poco e niente, malgrado siamo Roma su Roma. Quindi approfittiamo di questa grandissima occasione e sicuramente quando starete vedendo questo vlog, perché è vero che io questa settimana, cioè questi 3 giorni sto lì da lui, però combaciano col fatto che io pubblico sul canale. Quindi, siccome non mi piaceva lasciarvi senza video, me li sono pre-registrati tutti quanti di modo che riesco a occupare lunedì, mercoledì e venerdì, a parte che io vado da martedì, però oggi che è mercoledì per voi che state vedendo il video, io già sono lì da 2 giorni. Sicuramente manderò online questo vlog che sto a casa sua, ecco. Non vi preoccupate, non vi abbandono, non vi lascio senza video, senza niente, assolutamente. Ok, quindi pomeriggio, poi dopo vi racconto un pochino meglio. Vabbè, c'è ben poco da raccontare, devo preparare una piccola valigia, che poi piccola non è mai, perché è vero che lui ha tutte le cose e così via, però Il io tempo è mi porto questo qui. sempre mezza casa. Ve l'ho detto, è un tempo cupo, però c'è uno spiraglio di Ho sole ed è abbastanza pranzato bello. tutto quanto a posto, mi trovo qui davanti alla mia postazione per il PC, del PC per il PC va bene, avete capito che intendo. Oggi ve l'ho detto, non riesco, boh, non riesco a mettere in fila una frase di senso compiuto. Vabbè, ok, comunque avete capito che intendevo. Tralasciando queste gaffe continue che faccio costantemente nel vlog di oggi,
Sono davanti al PC perché tra poco, vabbè, tra poco è vero che io sto sempre in super anticipo, eh. Sono quasi le due qualcosa, però voi quando state vedendo questo video, appunto come ben vi ho detto, oggi per me è lunedì, per voi è mercoledì, ma questi dettagli a parte, e quindi tra poco sto per pubblicarvi il video che avete visto lunedì 14:30. Se l'avete perso, mi raccomando, imperdibile, è una tipologia che amate, il cosa mangiare un giorno, e che amo tantissimo registrarvi. Non per questo li sto incrementando un sacco, perché uno, vedo il vostro entusiasmo, due, amo io registrarveli come tipologia, e quindi si fondono le due Eccolo cose, qui, sì, sono alle perfettamente. prese adesso nel ricontrollare per l'800esima volta ogni volta che vi devo mandare online un contenuto, un video, un post, quello che sia. Sono talmente perfezionista e maniacale, secondo me, poi forse anche un aspetto positivo di quello che mando online, ma lo ricontrollo tipo 800 volte affinché sia tutto quanto perfetto, come dico io. Infatti adesso stavo rileggendo l'info box, gli hashtag qui sotto, vedete, gli hashtag. Lo so, forse sono un po' fissata, però quando mando qualcosa online voglio che sia il più Ecco perfetto quel video che è possibile. andato online per voi lunedì, ma che per me sta nel passato, ma nel futuro e così via, una cosa sempre contorta e strana allo stesso tempo, è ufficialmente online e voilà, a posto. Ok, come notate sono in bagno alle prese nel mettere quel poco make-up che generalmente indosso per la vita di tutti i giorni, un po' di Quindi lì mascara. non vi spostate, non vi muovete perché vi ho messo in un punto non tattico, ma di più del bagno fermi. Quindi allora vado a mettere questo filo di mascara, sì, per il quotidiano. Generalmente tendo sempre ad avere i capelli raccolti perché avendoli lunghi dopo mi ingombrano, quindi tengo sempre i capelli ben raccolti quando devo fare le commissioni quotidiane. E metto sempre un filino di mascara, non faccio base, non faccio niente perché comunque essendo commissioni poi ti devi mettere la mascherina, quindi una cosa veramente super pratica. E nel mentre che tra poco usciamo, quindi metto il mascara e andiamo a fare la spesa, come ben vi ho detto, il tempo non è precipitato, ma di più. Fino a poco fa grandinava, cioè certi palloni così uscivano dal cielo. Vabbè. Venivano giù dal cielo certi palloni di grandine, è successo di tutto. Non so se ogni tanto sentite qualche trono, però sembrerebbe che la situazione sia placata. Nel frattempo la temperatura non è che sia abbassata, ma di più. In poche parole stiamo tornando in autunno e inverno, non è primavera. Non che a me dispiace perché io amo le stagioni fredde, autunno, inverno, anche la primavera, dai, ma quando incomincia a fare troppo caldo non ce la posso fare. Quindi, filino di mascara. E let's go, ragazzi, vedete? Poco poco poco, giusto per non uscire così totalmente naturale. Non che ci sia qualcosa, perché in realtà generalmente esco sempre struccata, insomma, pratica per farla in breve. Il salvatore quando ti succedono queste cose o quando si sporca la palpebra sopra, l'odio assoluto. Sì, capita anche a me, sono una comune mortale, anche io, non solamente voi, a casa succede questa cosa. Il mitico salvatutto, il codonfioc che non manca mai, quindi vado a ripulire leggermente la zona. Semplice, semplice, ve l'ho detto, super easy come al solito. Ragazzi, ma per il quotidiano, ma che ti vuoi fare? Cioè, questo qua, insomma, no? Giusto un filino, poi mi risistemo un po' il cipollotto. E ok, a questo punto vado un attimo a pulire qui per bene. E let's go, ci vediamo direttamente in macchina per andare a Appena fare la scese spesa. sotto qui al vialetto di casa nostra, da quando in qua ha fatto un po' di neve? No, a parte gli scherzi, è la grandine, cioè guardate che roba, quello che vi dicevo prima al bagno, è assurdo. Nel frattempo, mamma mia, guardate, c'è un freddo. Nel frattempo vediamo lì giù in fondo Selvi. Ciao Selvi! Che sta aprendo il cancello di casa. Con la macchina. Nel frattempo attendiamo mamma che ci raggiunge. Oddio, è assurdo. Veramente sembra che ha nevicato, eh. Guardate un po' qui la macchina di zio Robby. Ha nevicato, cioè guardate. No, Selvi è grandine. La mitica macchina di Selvi. Ma piove? E come faccio a venire lì? Vabbè, vengo un attimo. Devo stare attenta, Selvi, che papà qua ha detto che se scivola, eh. Siamo attenti che facciamo la gaffa in diretta che cado. Oh mio Dio, guardate, cioè. Oddio, sto in piena. Come si dice? Pozzanghera?
Sto in piena. Sì, entro, Selvi, sto in piena acqua, ok. Entriamo in macchina, stiamo attenti a non scivolare. Eccola là, io sempre dentro là. Da quanto tempo non ti si vedeva nei vlog? Yeah! Proprio tanto. Sì. Ufficialmente mamma che rientra nei vlog. Ma qui è inverno, ragazzi, Hai visto per terra? Lì c'era la grandine. grande. Guardate che tempo! È Mamma mia! inverno, È ragazzi. inverno pieno! Le donne in missione, il trio Monnezza si è ufficialmente riunito dopo un po' di tempo nei È vero. vlog in missione per fare spesa. Che freddo. È vero, Selvi, accendi un po' di Adesso è riscaldamento. l'aria Ah, già l'hai calda. accesa, grazie. Un po' di Che freddo, solo che riscaldamento. freddo. Mamma mia! Veramente sembra cielo da neve comunque. Ma proprio da c'era Mamma! d'inverno. Freddo, stiamo battendo le brocche come si suol dire oggi. Però niente e nessuno ci fermerà dal non fare la spesa. Vabbè. Assolutamente. Lavaggio capelli time, che poi molti di questi prodotti già li avete visti nella mia ultima hair care routine. Ve la lascio linkata qui nelle schede informative e sempre comunque sotto nell'info box se non l'avete ancora vista. Ce ne vorrà un po' perché i capelli li ho lunghi, quindi devo farci un sacco di trattamenti e vabbè. Il vantaggio barra lo svantaggio di avere i capelli lunghi, però per i capelli lunghi Più questo è altro. incredibili e impensabili che sto trovando in questo vlog, pazzesco. Così mi tenete un attimo compagnia nel frattempo che levo l'accetto da questo cipollotto e voilà. Ok, cioè guardate quanto sono lunghi. La voglia farci pure qui. generalmente ci metto abbastanza, ci metto, ragazzi, ebbene sì, ci metto proprio abbastanza. Cioè guardate quanto sono lunghi. Sono Raperonzolo. Ok, allora incominciamo. Provo dopo la sensazione di avere il capello lavato, pulito. Che bello. Perfetto. Ok, ci siamo. Adesso scelgo come sempre la temperatura ideale per l'acqua. E dopodiché incominciamo. Vedete qui già qualcosa, ossia lo scrub. Prima operazione scrub più shampoo, scrub per il cuoio capelluto più lo shampoo. Non mi dilungo tanto sui prodotti perché, come ben ripeto, nell'ultima hair care routine che spero che tutti quanti avrete visto, praticamente sono questi i prodotti che sto utilizzando tantissimo Qui è passato un in questo attimo, periodo. per me invece è già passata una mezz'oretta, 40 minuti abbondanti solo di lavaggio più maschera. Adesso sto lasciando un attimo far assorbire l'acqua in eccesso perché i miei capelli, oltre ad essere folti, lunghi, eccetera, eccetera, trattengono anche un sacco di acqua. Quindi questo panno qui, che anche questo qui l'avete visto sempre nella hair care routine. Vi consiglio da morire di utilizzarli questi turbanti. Io li compro dai cinesi per dirvi, costano poco, ma trattengono un sacco l'acqua del capello, poi sono molto delicati, non stressano la chioma. Sono fatti in cotone super morbido, quindi cercate di evitare di utilizzare l'asciugamano classico da bagno perché va troppo ad aggredire il capello quando è bagnato è super delicatissimo. A questo punto io non so se procedere con gli altri trattamenti che ho qui davanti a me o se lasciare, vabbè, in realtà devo lasciare questo qui che assorbe un po' l'acqua. Quindi la valigia, cioè tutto il mio tram tram per i giorni che starò via, come ben vi ho spiegato oggi. Non so, allora, in tutto questo che ora si è fatta prima su Todos 6 e un quarto. Ok, tempo che qui mi si assorbe. Sono un po' indecisa. Ma dai, la faccio dopo cena, va. Mi conviene dopo cena. Mamma mia, le cose che devo portare. Sarò anche io esagerata, per carità, non è che vado nel Biafra, insomma, vado a casa del mio fidanzato. Però sono una persona che ama avere le sue cose con lei, anche se sto tipo un giorno fuori per dire. Però il pensiero di dire vabbè dai lo porto può servire e alla fine porto mezzo a casa. Anche se poi la maggior parte delle cose non mi servono. Vabbè, sono quelle fisse che sai che ce l'hai appresso le cose e ti fanno stare mentalmente più tranquilla. Ditemi che non sono Qui il solamente io. pentolone sul fuoco con la verdura perché la mamma è super operativa per la cena. Guardate un po' qui, stasera grigliata mista di carne
Rossa, No. perché anche la carne rossa ci vuole. Suino Vabbè, però è carne rossa, non è carne bianca. per... No, però è carne Sì, di è maiale. tutto suino, maiale, insomma, però è carne rossa, no, ma mica è carne No, no, bianca. sì. Perché anche la carne bianca si sì, fa bene, però volevo dire che anche la carne rossa, almeno una Quando volta a ci vuole? settimana, ci vuole. Per carità, dicono che è consigliabile mangiare più carne bianca che rossa, Lo so, ma c'ha però. l'osso forte. Sì, però dai, anche un po' di carne rossa ci vuole, ci Mia vuole. madre non ce la zucca. Centrata? Sì. Guardate, tutta una grigliata mista, salsiccia, braciola. E chi più ne ha più ne metta. Verdura. La bieta, quella che è sul fuoco. Sì. Verdura. Sano e profano. È vero. Il sano, ragazzi, il sano e il Ecco. profano. Poi vedete qui è avanzata anche un po' di pasta di pranzo. Sì, noi mettiamo tutto quanto in mezzo, ma penso quasi tutti fate così, quando ci sono gli avanzi mica si sprecano. Si rimette un po' in mezzo per la cena e in più si fanno cose nuove, come giusto che sia. Sei alla ricerca, mami, delle spezie per la carne, ok. Aroma per carne. Eh sì, quello lì è bello saporito. Quindi una volta a settimana carne rossa e due volte a settimana Scusate, circa carne bianca. non vedo. Facci vedere, va, qui sotto la luce. Guardate che spettacolo. Vegani in ascolto, non guardate queste scene. Però noi qui in casa mangiamo tutto. Come è giusto che sia, ognuno ha la propria filosofia Sì, mi di porto un po' avanti, alimentazione. Ho no? tirato fuori il mio classico borzone, anche quando vado per un giorno da lui porto sempre questo. Pensate adesso, 3 giorni e mezzo lo riempirò. Come se non ci fosse un domani. Quando mi vedrà domani, viene a prendere per le 9:30, 10, penserà: ma questa qua si trasferisce fissa da me o cosa? E vabbè. Allora, quanto è gigantesco! Ha voglia di riempirlo questo. Perché non metto a fuoco? Vabbè, fa niente. Mamma mia, non so da dove partire, aiuto. Belli che fatti, li ho raccolti in questa treccia super morbidosa, cioè vedete è molto morbida, vabbè penso si nota, anche perché ho applicato una crema che agisce durante la notte, quella lì, il trattamento notturno di Zero Shea che avete visto sempre e comunque nel video della Hair Care Routine, ma anche perché avendoli appunto lunghissimi, poi durante la notte mi si intrecciano, mi si fanno, ormai sono abituata a dormire che li raccolgo sempre un po' in queste trecce super morbidose che danno anche un effetto un po' beach waves domani quando la scioglierò, eccetera, eccetera. Quando la scioglierò, quando la sciolgo, vabbè, è uguale. Detto questo, post cena, post tutto, tra poco andrò a preparare le tisane per tutti quanti, mamma, papà, Selvi no, come ben sapete, non le prende, ma io sono ancora alle prese che devo organizzare qui il borsone. Quindi, mamma mia, posso farcela, eh? Una volta che ho fatto il borsone, mi devo andare a struccare questo poco mascara che ho messo, pigiamino, e poi posso godermi, oggi è lunedì, sempre per me, per voi no, è mercoledì, come sempre ho detto durante tutto questo vlog, non so quante volte l'avrò ripetuta questa cosa, però ok. Sta che per me oggi, essendo lunedì, c'è l'isola dei famosi. La state seguendo? Io sì, e devo dire, una gran bella isola. Devo dire, quest'anno ottimi concorrenti, ma vado alle ciance, penso che vi saluto, con me alle prese, voilà, alle prese nel preparare tutto l'occorrente per questi 3 giorni e mezzo fuori casa. Mamma mia, ok. Spero che il vloggino vi sia piaciuto, me lo auguro. Mi auguro che non avrò nessun problema nel pubblicarvi il video di venerdì alle 14:30, perché io sarò ancora lì dal mio fidanzato, in giornata, poi dopo rientro in casa, cioè a casa mia, in poche parole. Quindi, ma cos'è questo fascio di luce? Ah, forse i LED è qui, mi sa, sì. Quindi credo che non avrò problemi nel pubblicarvi il video di venerdì, perché mi sono organizzata per filo e per segno tutto. In tal caso avessi problemi, o ci vediamo venerdì 14:30 o lunedì 14:30, quindi uno dei due, o riniziamo la settimana o la terminiamo venerdì 14:30. In tal caso vi mando un bacione immenso,
Mi sbrigo perché le cose da fare ancora sono abbastanza tante, ok? Ci vediamo o venerdì appunto o lunedì 14:30, poi comunque su Instagram, se ancora non mi seguite su Instagram, seguitemi, mi trovate come MuluLumeKup97, vi aggiorno lì nelle stories, ok? Vi tengo un po' partecipi della nostra routine di questi 3 giorni, io e il mio fidanzato per quanto possibile. Vi faccio vivere alcuni momenti quando sto lì, ecco, se vi fa piacere seguirmi nelle stories. Venerdì o a lunedì non so come salutarvi. Vabbè, ci vediamo in un prossimo video, facciamola così. Un bacione immenso, un abbraccio fortissimo, e alla prossima. Ciao!